ma se non avessero fatto quel sacrificio forse non sarebbe tornato nessuno. Tornare di casa prima di partire è un problema, è vero, perché grazie all'amministrazione sono mandato io di consigliere, cioè gli ufficiali di sanità, dopo una gran parte ci incontrano che è più nella Varsavia che la valle di Vespino che sta esaltato alla stazione della lettera del 22 a Gragnano del Gambra a Torino dove erano a chiedere. Io estraneavo un scritto da vicende fatti in viti che riguardavano gli alpini e la guerra. Tutte le persone presenti e un ringraziamento per quanti hanno lavorato per del gruppo alpini Castelfranco. Quest'oggi è avvenuta una cosa molto rara. Avete organizzato un evento con le scuole. Ci parli un attimo di questo. Sì, questa idea è nata circa un anno fa con l'intenzione di assegnare una borsa di studio agli studenti per la realizzazione di un monumento in Castelfranco Veneto che in Castelfranco è mancante. E oggi si è concluso. Abbiamo avuto la fortuna di avere un picchetto di rappresentanza con un ufficiale e quattro alpini. Ma credo che la figura più importante per noi è il signor Danda, Giobatto Danda, un reduce della Seconda Guerra Mondiale, oltretutto ingegnere, che ha raccontato qualche aneddoto ai ragazzi della vita vissuta in maniera molto forte, dura e cruda.